tutti coloro i quali fino ad oggi erano nelle condizioni di fare da soli e oggi sono stati chiusi in casa, giustamente perché c'è un'emergenza sanitaria, ma che non hanno potuto vivere di un lavoro che è riferito solo a loro andare a lavorare, sono i primi a cui dobbiamo sostanzialmente noi pensare. Ad Arezzo sono oltre 3.000 le domande presentate per ricevere il bonus alimentare, un numero importante termometro dell'impoverimento collettivo dovuto all'emergenza coronavirus. Un numero totale reale, ma è un numero totale reale da lavorare in tempi brevi, considerando che è un numero importante, quindi evidentemente qualche giorno ci vorrà. Le certificazioni saranno così controllate scrupolosamente dagli uffici comunali, solamente a quel punto saranno erogati i contributi. Faremo scelte difficili ma necessarie, che partono da almeno due presupposti. Intanto calcolare l'ampiezza del nucleo, e quindi è evidente che un nucleo di due persone non è uguale a un nucleo di quattro o a un nucleo di uno, perché anche una persona costituisce nucleo. Valuteremo l'età media, perché abbiamo chiesto ovviamente non solo il numero di composizione ma anche l'età, siamo in grado di ricostruirla, di chi costituisce il nucleo, perché anche lì l'età può determinare dei bisogni diversi, in presenza di bambini o di persone anziane per esempio. Abbiamo chiesto la condizione bancaria complessiva del nucleo al 31/3/2020 e soprattutto un'altra cosa che abbiamo chiesto è se quel nucleo già comunque gode di qualche supporto di tipo nazionale, regionale o comunale. Quindi è evidente che primariamente vanno sostenuti coloro i quali non hanno potuto lavorare e, non potendo lavorare, si sono trovati in una condizione di particolare criticità. Il Comune, sin dall'inizio dell'emergenza Covid-19, ha monitorato le urgenze sociali anche legate ai beni di prima necessità. Io ricordo che dal 3 di marzo a ieri l'altro i servizi sociali hanno effettuato 398 servizi individuali, cioè sono circa 80 servizi alla settimana. Quelle hanno una loro strada e continuano, c'erano prima e ci saranno dopo. Li chiamiamo pacchi, a me non piace molto il concetto del pacco, però è il concetto di sostenere una famiglia particolarmente in difficoltà nei propri bisogni alimentari.